Parecchia ficcanza, parecchia. Non è vero, non credo, insomma. Comunque, ottobre è normale, normale. Siamo. Cioè, di mattina è più difficile aver gettato. Ieri però siamo andati molto bene. Senti Sif come urla. Ieri sera siamo andati molto bene. Purtroppo dobbiamo ricominciare perché siamo finiti di merda instant. Domani, cioè stasera, staremo molto più attenti perché Grinella è un titolo al quale tengo particolarmente. Voglio fare una bella serie, voglio divertirmi insieme a voi. Ieri sera sono morto da bastardo. Ieri ci sono stati svariati problemi. Ho riavviato tutto, ho riavviato il gioco, ho riavviato Steam, ho riavviato il PC. Porca troia, è stato terribile. Al lavoro potete usarmi come podcast, esatto. Sifettone sta uscendo adesso, sì. Bruciano un po' gli occhi. Ho dormito mezz'ora in più stamattina, ma niente, non è bastato. Mi sto svegliando anche con la bocca arsa. Non vorrei che segretamente, anzi, cosa probabile, mi parta il. Appunto. Niente, non ce la faccio a non aver casino stamattina. Mi parta il riscaldamento mentre dormo. Perché qui è impostato per essere di notte 18 gradi e mezzo. È possibile che andiamo sotto i 18 gradi in casa? Sembra strano. No, non credo. Si reidrati, sì. Che poi c'è sempre il solito problema, no? In salotto in questo momento mi segna 22 gradi e 8, ma io sono sicuro che qui in camera non ci sono 22 gradi e 8. Che dobbiamo fare? Ah, aspetta, c'è il report climatico. No, ok, non l'ha mai acceso. Perfetto. Ah, sì, mi ricordo. Rullintello, grande gatto, sono a casa dopo ieri passato tutto il giorno a Milano per l'uni. Ah, Milano per l'uni. E com'è? Ti chiace? Ti chiace? Ne avevo 13 in casa stamattina. Visto che ha spento tutto per il suo stesso problema. No, ma io non ho acceso niente, eh. Non ho mai acceso niente. Abbiamo i doppi vetri che fanno tantissimo. L'unico problema è che dobbiamo cambiare la guaina. Non so come si chiama. Io la chiamo guaina. Quella che fa il perimetro della porte. La gommina che praticamente sigilla. Perché quella lì si è consumata, cioè i suoi anni va cambiata. Entrano gli spifferi per quello. In realtà entrano moltissimi spifferi anche dal cassone in alto, però lì non si può fare granché, purtroppo. La guarnizione, un déjà vu, sì, perché io avevo comprato tempo fa, ne ho comprato 100 metri e li ho usati tutti, però non è la stessa cosa. Quelli lì sono dei gommini aggiuntivi, bisogna mettere anche i suoi gommini. Che si incastrano proprio, cioè proprio la via di ferro dove tu metti dentro la gomma. Bisogna mettere quelli. Si è acceso lui? Grazie al tombino, salve gatto, la seguo sempre, ma non adesso che sto andando a lavoro. Ciao! Buon lavoro! Ricordatevi tutti di rinnovare in allegria. La pubblicità si sente molto più di tutto il resto. In Tu dici teoria, sento? No, si pronuncia se non sento. sbaglio, questa cosa qui la dovrebbero sistemare. O almeno hanno detto che era tra le cose che Twitch avrebbe aggiustato. Livellare l'audio della pubblicità a quello delle live. Grazie a Devon per i 3 mesi. News Twitch, vediamo. Una ricerca molto generica. Ah, Ah, sì, mi ci ricordo. sarà anche Twitch su Apple TV, finalmente.
Finalmente, cazzo, che bello! Bravi! Ma io non volevo sapere questa cosa qui. Ah, sì, mi ricordo. Ecco cosa sta per arrivare su Twitch. Non è disponibile in italiano, guardiamo in inglese. Allora, ci aggiungeranno i pool integrati dentro la chat. L'hype train che è, per le sub, carina come cosa. I bit che si autorefillano, quindi un tanto al mese. E poi basta? No, scusami. Pareva ci fossero giusto altre informazioncine interessanti, no? L'applicazione di Twitch per streamare. La possibilità di subarsi da iPhone. Eccola qua. ADS Experience Updated. We introduce. Daranno pubblicità agli affiliati. Eccolo qua. E inoltre abbiamo pulito la qualità della vita, dell'esperienza utente, come normalizzare il volume delle pubblicità con gli altri contenuti. C'è scritto, eh? Guarda, ve lo copio e incollo. Tu devi essere Igor. No, Grazie a io non Gaspitan sono. per i 18 mesi. Ah, E al Joker di spade, il gatto chiede di rinnovare. Ecco fatto, grazie. Però io non vi sento, effettivamente non vi sento un cazzo. Ma perché c'ho le cuffie? Che si sente poco? Ma in realtà l'audio è come sempre. Adesso vediamo. Oh, in teoria, no, non so da quando questa cosa qui. Non c'è scritto. Non ho veramente idea. Prima o poi. La sabato del cielo non la vedo. Eh no, infatti non si sa da quando. Che dobbiamo dirvi? Oh! Stamattina si Zelda, ragazzi. Guardate che bello questo Zelda. No, no, ma la capisco. Il problema della pubblicità con l'audio alto è un problema che abbiamo da una vita. E però io non ci posso fare una sega, purtroppo. Non la mando neanche io per dirci la pubblicità. Perché la mia pubblicità parte una volta a live. Due, in quella da 2 ore ovviamente. Però a mezz'ora. Ma ti dico anche quando è partita la mia. Dovrebbe dirmelo. No, non me lo dice. Figura di merda, scusa. Come l'ho detto. Dove siamo? All'inizio del dungeon, ok, perfetto. Il problema è che non c'è più la nostra donnina, quindi ci arrangiamo come possiamo. Ci arrangiamo come possiamo, capito? Ciao Gabriel, buongiorno, buongiorno, come andiamo? Aspetta, Nostra Signora è di là. Ah, ok, ci sta aspettando di qui. E di qui ovviamente non è qui, ma è più in qui. Ed è qui che ci aspetta. A lodare il sole. Eccola, mamma mia che penombra di donna. Venga con me, signora. L'accompagno. Qui abbiamo fatto tutto. Perfetto, scendiamo. Chissà quali incredibili misteri ci attende alla fine di questo dungeon. Gabriel, lo immaginavo.
Scusami. Scusami, errore mio. Ho sbagliato. Aspetta che qua ci sono dei figli di sultana. Li ammazzo a frecciate perché io sono il signore delle frecciate. No, aspetta. Bello gatto, bravo. Porca troia. Non è possibile. Perché sono fantasmagorici forse, ecco perché. Ecco perché. Vedi, non posso colpirli. E quindi? Gli rubo un cuore? No, no, aspetta, forse col boomerangs. Forse con il boomerangs, proviamo. Non gli faccio una sega. Niente, se ne va e noi ce ne freghiamo. Allora, queste indicazioni dovrebbero essere in ordine. Giù, giù, centro. Ah, ma lo sappiamo già, è quella della terra. Ho sbagliato tutto. No, era di qua. Buongiorno a lei, due salti. Ah, mi aspettavo rimanesse lo spiraglino e basta, la roba carina. Allora. Ah, vedo che c'è un di sotto qui, c'è un di sotto, ma non credo che sia la cosa più indicata da fare in questo momento. C'è un di sotto e c'è anche un di là, ma mi sa che ce ne ritorneremo dopo. Dai, andiamo, signorina, la raccolgo, non si sa mai. Ok, delle luci. Delle luci e dei mostri lucenti. Allora, tiro. No, volevo fare questa cosa qua. È stato molto divertente, bravo. Ah, sì, allora, ammazziamo i figli di puttana. Senza che urlino. Stealth. Signor Michele, passo per un rinnovo al volo e torno a lavorare. Mi recupererò le live domani. Questo Zelda è bellissimo. Breath of the Wild, mancano i dungeon così, ma per il resto lo preferisco. Lo ha detto addirittura Marco, che è un grandissimo fan di Breath of the Wild. Lo sta finendo, perché mi pare non l'avesse mai finito. E sta convenendo con noi che effettivamente la mancanza... Non volevo. Che la mancanza dei dungeon ci sta un po'... No, ho sbagliato tutto quanto! Così, ok, perfetto, così. Allora, facciamo sparire gli elefanti. Non piacciono gli elefanti a questo gioco. Grazie a Joy Guitar Maker per i 28 mesi. Io, ragazzi... Se ti togli dal cazzo, signorina, posso far sparire gli elefanti, grazie. Ho appena ricevuto la missiva che dice che sta per arrivare il mio nuovissimo pigiama. Se arriva in live sarete tra i primi in assoluto a vederlo. Anche perché non è che ce ne sia... Vabbè, era solo per farmi vedere quella cosa lì. Perfetto. Allora, afferra. Abbiamo chiavi? Non abbiamo chiavi, quindi... Questo lo spostiamo giusto per folklore. Madonna, 48 mesi, Giovanni. Stai diventando vecchio pure tu. Allora, di qua... Sì, c'è la stanza che va verso il boss. Allora, andrei verso di là, che ci sono solamente due tesori da recuperare. Hype così dal nulla. Andiamo. Qui mi serve della luce. Mi serve della luce perché... Allora, posso dirle di aspettare? Così, sì, c'è da aspettare. Perché se io vado qui non posso fare niente. Non posso neanche combattere, vedi? No, non è una gran mossa. Vado via. Vado via. Qua non si può fare nulla. Andiamo. Andiamo. Lì probabilmente si sbloccherà più tardi a questo punto. Ma mi hanno rispostato il coso. Vaffanculo. Comunque non c'è storia. I dungeon spaccano il culo su tutta la linea ai sacrari. Allora, tesoro mio, voliamo. Grandissima. Tu vai lì, non ti muovere.
Io spingo questo, che c'ho i bracciali del potere. Mamma mia, che gamberoso ha questa schiena di specchio. Scorpionosa. È uno scorpione, è proprio uno scorpione. Sì, guardalo. C'è anche gli occhietti dello scorpione. Che c'è di qua? Allora, fammi vedere. Qui serve il martello. Vediamo. Ma com'è determinato il nostro Link? Ok, butta luce di là. E noi che cazzo ce ne frega che butti luce di là? Perché di là dov'è? Scusi signore, dica 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro che se fa i cazzi sua, 19, 19. Di là è dove non possiamo andare perché non abbiamo la chiave. Stai a vedere che dovevo aprire il tesoro. Grazie Raio, buenos dias, error gatto. Come sempre la seguirò in differita per motivi lavorativi. Ancora saluti da Barcellona. Ma niente, è andata. A meno che... No, non posso, non posso fare niente. Non pensavo ci potessero prendere. Saluti da Barcellona. Allora, prima di andare a raccattare la signorina che me l'ha portata al piano primo, vabbè, non è distante, provo ad andare qui. Perché qua mi segna dei tesori, esattamente dove sono io. No, mi sa che non c'è nessun tesoro qua. Eccolo, qua c'è una chiave piccola. Yes, ok. Ok, 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 abbiamo capito tutto quanto. Ah, mi ha fatto anche sparire questa cosa qua. Nice, e quindi se li uccido tutti, forse mi dà anche il secondo tesoro, eh. Non c'ero arrivato. Queste robe qua i sacrari non te le danno. Pochi cazzi. La bellezza di esplorarti un intero dungeon non è... non è la stessa cosa. Uccisi tutti? Eccolo qua. Perfetto. Ok, almeno non abbiamo lasciato indietro nessun tesoro. No, non c'è una data per il Breath of the Wild 2. Si sa solo che lo stanno facendo. Mappa del tesoro, ok. E andiamo a recuperare la nostra signorina. Sì, ci sono 4 dungeon in Breath of the Wild, però è poco. Bellissimi, i dungeon dei guardiani, però a parte il fatto che non sono neanche così elaborati come per dirti questo. Non è qua? Scusami. Ah, è lì in alto, è vero. No. No. Rumor dicono che uscirà insieme a Switch Pro. Può darsi. Può darsi. Non sarebbe assolutamente una cosa strana. E giusto per dare una piccola critica anche a Breath of the Wild, non mi sono piaciuti i boss dei dungeon. Perché sono tutti visivamente uguali e ok, ma anche i combattimenti non mi hanno dato quell'entusiasmo che mi sarebbe piaciuto avere. No, stronza, ma dai, per un metro, tiè. Poi sono gusti, ovviamente.
No, non che in questo gioco ci siano dei, dei boss così incredibili, imbattibili, eh. Però questo qui c'è la scusa che è un gioco anche un po' vecchiotto. Ma io volevo anche lei. No, me l'ha messa dall'altra parte di nuovo. Questa è una cazzata. Sì, ma infatti Breath of the Wild è un ottimo titolo. Ripeto, lo accomuno agli Assassin's Creed. Dicono fisse, potete fare i giochi anche in 4K. Guarda, non penso. Però, cioè, se mi fanno una Switch Pro, per me è ottimo, perché vuol dire che posso usare la... no, non è ottimo perché mi devono lasciare anche l'account. Cioè, io posso poter passare da una Switch all'altra senza problemi. Devo poterlo fare. Perché voglio giocare sia su fisso per fare le live, sia su portable per giocare per i cazzi miei. Ok, questo era quello che abbiamo attivato prima, vedete? Quello con... vabbè, questi li posso uccidere così. Con lo specchio gigante. Ammazziamo anche questo. Ottimo. Forse lei non ci serviva neanche. Vabbè, vediamo adesso. Sì, invece lei ci serve perché noi non possiamo buttare le cose di là. Allora, tesoro mio. Vabbè, io mi metto qui e mi faccio sparare in faccia la light. Anche perché non voglio comprare con una Switch. Ma infatti per l'utente medio non ha senso. Io parlavo per me stesso. Parlavo per me stesso streamer. Buona. Non so quanto possa essere utile sta roba qua, ma ok. I soldi non ci servono. La Dock Pro, Cocci, è quello che ho sempre detto io, che pensavo fosse così dal day one. Che ti potenzia la Switch, solo che... boh, non lo so. O la Switch Pro sarà così, può darsi, non sapendo, non so niente. Non sapendo non so niente, vedi? La bestia, che pericolo sti cosi. Occhio alle lapidi! Ammazzalo, ammazzalo! E niente, m'ha preso e mi schiaffeggia la faccia, oh! Ma siamo pazzi! Che follia! Non gli ho fatto niente! Dai che ti schiaffeggia la faccia se ti piglia! Vabbè, momento felicità in un dramma. C'è una via di qua. Allora vaffanculo, che vi devo dire. Fatemi del male, non so. Ok, qui c'è un cuore. Ulala, salve! Dov'è la testa? Dov'è la testa? Ok. Frecce ne ho, cuore, ci siamo, a posto. E vabbè, allora...
Occhio che non suona perché è dietro l'angolo lei. Sbagliato. Ciao Giulio, sì. Fa strano, ci manca ancora un piano, non possiamo essere già arrivati al boss. Ah no, nella stanza del prima di quella del boss c'è la discesa al secondo piano. Arala lì, va bene, andiamo. Bello, sto adorando, anche se non mi ricordo metà della roba a quanto pare. Bellissimo. Allora, lì ci sono dei rampicanti per risalire nel caso uno cada di sotto. Lì c'è la stanza del boss. Aspetta che poggio un attimino la nostra amica. Dobbiamo rompere qua. Sì, la gestione del menu fa un po' cagare, però stiamo parlando di Wii U, quindi era pensato ovviamente per essere utilizzato col cazzo di paddone, solo che per la live il paddone è poco interessante. Porca vacca. Perché non vi fa vedere le mappe del tesoro, che è una cosa figa secondo me da avere. Le mappe in generale nautiche, è bello vederle. Allora, noi andiamo... al boss non ci possiamo andare per forza di cose, quindi scendiamo. Come faccio a far scendere pure lei? Facciamo così. Ci schiantiamo come due stronzi. E io mi faccio male. No, non mi sono fatto male. Ok. Ah, ma se io dico chiama? Giustamente, vieni con me. Ci ho mica pensato. Ok, siamo al piano di sotto? Siamo al piano di sotto, tesoro mio, ti piglio su. Ti guardo sotto la gonna e andiamo. Si era pensato per il cubo, ovviamente. Ok, 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 abbiamo una scaletta qui, perfetto. Ah, qui c'è un gioco di specchi, mica da ridere. Va bene, vamos a bailar. Tu stai ferma, ma sì, vabbè, dove ti pare. Intanto spostiamo tutti i cosi disponibili. Ok. Qui c'era un movimento incredibile di specchi e luci che era una roba spettacolare. Qui bisogna aprire, lì bisogna aprire, qui bisogna spostare. Ragazzi, ho dovuto anticipare le ore di live. Qua mi dice che devo mettere lei. Dopo. Perché un'ora al giorno è veramente niente. Un'ora al giorno per fare una serie come Zelda lo finivamo tra un anno. Da qualche parte c'è sicuramente il modo di tirare. Ah, lì, vedi, lì in alto c'è della luce da aprire. Adesso vediamo di capire come si fa. Grazie Xeno Vincent, anche se un po' malaticcio, lo si segue lo stesso. Grazie mille. Mi dispiace che sia malaticcio, però. Ah, ho capito cosa devo fare. Cioè, per me è importante soprattutto dare una bella esperienza a chi mi segue. Come sappiamo, le serie che durano 80 anni dopo un po' rompono il cazzo a tutti. Quindi cerco di evitarle, ovviamente. Però adesso posso spostare il culo di lei. Perfetto. E lei la vado a mettere dove mi diceva di metterla. Qui. Vedi che mi ha messa qui lei. Ok. Io. Eh no, non è giusto così.
No, è il contrario. Perché lei la posso posizionare. Televisore dal bagno, quando dovrei farla secondo te la live? Cioè, non potrò mai accontentare tutti. Io faccio le live quando riesco a farle. Ok. Poi per carità, più avanti vorrò fare molte più ore, ma questa è un'altra questione. Ecco, anche qua l'animazione, dopo la prima volta che me l'ha fatto vedere, secondo me si poteva tranquillamente evitare. Ok. E questo c'è. Ho capito, televisore, però credo che tu come studente non riusciresti neanche a seguirmi il pomeriggio. Perché ci avrai da studiare, ci avrai alcune lezioni che vanno anche di pomeriggio. È impossibile immaginare che qualcuno possa seguirmi sempre. È per questo che esiste il Past Broadcast, infatti. Non volevo. Ok, volevo fare questo. Il Past Broadcast serve a quello, ma soprattutto le live. Aspetta un attimo. Ce la faccio. Ok. Live da 2 ore mi fanno giocare di più e quindi finire i giochi prima. Quindi chi ha tempo di seguirli non si rompe il cazzo. Palle Gabriel. Arriverà il tuo giorno. Ok. Fammi vedere bene. Cioè, abbiamo un altro tesoro e una stanza segreta da aprire. Tesoro questo mi sembra abbastanza banale. Ma anche la stanza segreta, se è quella lì. Ok. Sì. Allora, tanto facciamo questo. E ci sta Wenub Gamer, ma tu non hai idea di quanti Past Broadcast invece ci sono sia su Twitch che su YouTube. Perché comunque la serie interessa lo stesso. Capisco che sia bellissimo seguire in diretta e sono d'accordo. Però se ti piace un gioco come Zelda e non l'hai mai giocato, non l'hai mai visto, ti interessa come lo tratto io, te lo puoi tranquillamente godere. Senti Sifone che è tornato. Te lo puoi tranquillamente godere guardandolo in pasta. Bene, guarda. Bella roba. Perfetto, non c'è 2 senza 3. Benone. Dai. Questa è proprio stata un'idea vincente, gatto. Ok, uno in meno. Bestia. Perde completamente il senso, a quel punto vado su YouTube. Certo. Infatti c'è su YouTube le live anche. Però se ti interessa come faccio io qualcosa, guardi comunque il mio past. Se ti interessa io, ovviamente. Ok, posto. Che dolore!
sopravvissuto il bastardo. E infatti il Pasto Broadcast è utile per chi non ha tempo di seguire la live, assolutamente. Che se le recupera, è quello che stavo dicendo. È la cosa bella del fatto che ci sia anche un past e non solamente la diretta. Sarebbe terribile se ci fosse solo la diretta. Non mi interessa. Non ne ho idea, Absel. Non ne ho la minima idea. Non è dispersivo Odyssey, è lungo. È diverso. L'ho abbandonato perché è veramente lungo. E non ne ho il tempo, purtroppo. Ok. Perfetto. Un po' tirata lì così. Dai, proviamoci. Sì, forse un po' tirata, adesso vediamo. Beh, dai, forse si fa. Sì, si fa. E rinnovate, non state rinnovando, non state subando. Beh, voi che siamo in pochini anche. Maledetto ottobre. Era settembre prima, invece ottobre è stato veramente un gambizzatore del mattino. Maledetti giovani. Sì, Twitch ha sempre avuto i past. Ah sì, è vero, i past adesso tra una decina di giorni non potranno più scrivere. Io l'ho già tolta questa possibilità, perché così almeno ci abituiamo già. Mi ero dimenticato di dirlo, l'ho tolto 2 giorni fa. Nella mia live non si può già più scrivere in... Ma mi pareva non ci fosse neanche l'opzione da poter togliere una volta. Anzi, sono abbastanza sicuro perché non serve scrivere in past. E dal 12 novembre ufficialmente tolgono la possibilità di scrivere in past su qualunque live. Anche perché ci arrivava una notifica per ogni singolo messaggio scritto. E che due coglioni. È veramente che due coglioni. Allora, fammi capire. Ok, sì, perfetto. Perfetto, e lei la mettiamo qui. Anche perché spesso e volentieri è un povero Cristo che ha scritto per sbaglio. Che ha scritto e ha premuto invio. Che porta? Che porta? Dove porta questa porta? Tra l'altro questo qui è il Pokémon... è il Pokémon Sole. Com'è che si chiama? Non mi viene. Quello che c'è il sole e la luna fatti di pietra. Sotto questo sole è bello pedalare. Solrock! Bravissimi! Bravissimi! Grazie a Litio per 19 mesi. Scusi signore, dica 18, dica, dica. Perché dice sempre? Dica 18. Oh, aspetta che c'è un bad boy. Rompo un teschio perché sono più bad boy. No, niente, non c'è niente. Porca puttana! Sangue. Attaccami, bitch.
No, 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 no. Ho capito, sono addormentato, sono. Ah, non fai più il grasso senza spada. Cazzo, che male. Dai, che ti voglio togliere la cintola. Ho capito. Che due balle. Che fastidio sti cosi. Io volevo non ucciderlo, ma rubargli la roba, ma mi sa che lo dovrò uccidere. Niente, lo devo uccidere. Dai, dai, attaccami. Porca troia, sei uno stronzo, sai. Vabbè, t'ammazzo. E niente, lo posso più attaccare adesso. Niente. Ma porca vacca, che fastidio sta roba. Cazzo, non ho premuto in tempo. Ero nel mio stavolta. Yes! Ok, uno. Vaffanculo. Anubi delle mie balle. Arculo, guarda, tutto addormentato. Dai! Togliti, non vedo una sega. Ok, preso la cintura. Figa, che fatica. Yes. Vabbè, adesso mi possono anche venire vicino. Me ne sbatto. No, non me ne sbatto perché sono vivi. Cosa vuol dire che sono vivi? Come faccio ad ucciderli? Ma li posso uccidere? No. Non sto capendo. Allora, la cosa non gli fa nulla. Forse con la spada del boss. Cioè del boss, del cattivo? Non credo. Con la foglia. Cazzo, sì. Con la foglia. Avete ragione, si spengono con la foglia. Porca vacca, non ci avevo pensato. Grazie. Porca vacca. Figa, potevo risolvere un'ora fa. E qua se non ci arrivavo con la foglia non uscivo e non andavo avanti, Ci potevo arrivare perché mi droppavano pozioni di mana quando... prima. Yes. Oh, ridendo e scherzando, due orette ci sta portando via sto dungeon. Ok, allora fammi capire. Qui abbiamo fatto. Poi andiamo su. Abbiamo fatto tutto. Ci manca in realtà un angolino, ma mi sa che si sblocca dopo. Dai. In realtà non credo neanche che ci serva più lei. E infatti lei non può seguirci su per le scale. Come facciamo? Si incula. Grazie a Gabriel che regala l'abbonamento a Diridio. Tu, 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 tu. Eh no, lei mi serve per fare il salto dell'aquila. Forse ce la faccio senza. No. No, no, sicuramente lei ci serve. Allora, gatto, se ti giri... Oh, grazie. Lei ci serve. Sì, la devo far volare con la musica, però... Concedete il fatto che è una rottura di coglioni, sì? Che uomo, Gabriel, che uomo. Mm?
Allora, l'appoggio qua e io vado su. Sì, infatti era strano usarla tutto il tempo, poi nel finale... Ah no, è vero, la mollo lì. No, sicuramente non... È un salto questo che non... Porca puttana. Ok. Questo qui è un salto che non posso fare se non con lei. Ma in realtà forse ce la posso fare con... No, in un qualche modo la piuma non... Vabbè, ci provo. Non me l'ha tirata fuori. Porca puttana, l'ha tirata fuori tardi però. Aspetta un attimo. Buonasera. No! Che dramma. Dove finisco? Ah, vabbè. Ok. Ho sbagliato tasto, scusate. Ci riprovo. Sì, forse è fattibile, eh. Lei è rimasta dove era, sì? No. Provo ad uccidere questi. Freddo. Guardate, sti cani. Figa, effettivamente mi ha fatto ripartire da un punto molto lontano. Ma tutto è respawnato, com'è possibile? Mamma mia. Ci serviva. Vabbè, non mi servono i soldi. Ah, sono i cuori questi, perfetto, li prendo entrambi. Non ci serviva lei. Prendiamo il mana, a posto. Me lo ricordo questo boss. Sera. Sembrano dei Pikmin, sì. Chissà che cosa bisogna fargli, eh. La puttana ciuccia. Vieni qui, grassone. Non volevo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Una bomba? Un martello? Pensiamo a Bombast. In alto mi segna? No, mi sa di no. Il martello? Perché il martello? No. Forse altra luce? Non mi dite, eh? Non mi dite. Non mi ricordo. Allora, lui è lì a terra. E non gli fanno niente i miei attacchi. Non questo. Ah, forse il vento? Mi sembra strano. No, non gliene frega un cazzo. Allora, ci sono delle spine contro il muro. Delle spine tutto intorno. Forse lo posso sollevare. Lo potevo sollevare. Non ci avevo pensato. Con i bracciali lo potevo sollevare. Sì. Figa, cosa non mi stavo ricordando. Ok, vediamo. Guarda.
Questa credo sia la vita completa. Più ne uccido, meno ne rimangono. Ok. Sì, perché mi hanno sbloccato. Per entrare in questo dungeon, ed è questa la cosa figa appunto degli Zelda, quelli più vecchi, che tu sblocchi un oggetto che poi ti serve per tutto il nuovo dungeon, no? Nel nostro caso erano i bracciali per sollevare i megapesi. La puttana. Per entrare nel dungeon ci serve il bracciale per togliere il faccione. Ecco qua. Vai. E per il boss finale giustamente serve. No, lui è sempre grande uguale, certamente. Dai, figa. No! Con uno! A uno di vita. Bella comunque l'arena con tutti gli spunciotti in giro. Per morire facile. Incrociare i flussi. Oh! Smascherato. Come contento Link. Allora, prendiamo il cuoricino. E la signorina la lasciamo lì dov'era? Al piano meno uno, arriva da sola. Si è ricordata come si vola. No, io sbacchetto. Vai. Metto la felpa intanto che c'è un po' di freddo. Che diventa un po' più simpatica la spada. Ciao. Oh. E le alette sono state aperte. Ma che sguardo arcigno. Non abbiamo ancora recuperato il potere completo. No, assolutamente. Va bene, andiamo da Marco Re. Buona suonata, ciao. Troppo
Trova Fallin. Va bene. Wow! Spyro the Dragon. Ok. Devo parlarci? No. Rimaniamo in rispettoso silenzio. Allora, noi dobbiamo andare lì, però a quel punto abbiamo ancora un'oretta. Che facciamo? Esploriamo un po'? Io direi di andare giù di qua e andare verso il su. Così sblocchiamo tutto quanto, anche perché se noi andiamo a vedere la mappa della triporta... No, non ce n'è giù di qua. Ah, c'è una mappa giù di lì. Ok, quindi io direi di andare di qua, sì. E sbloccare nuovi pescioni. Anche se mi sa che... Ah no, no, siamo pieni di cibo. E allora tranquilli. Purtroppo Gabriel per New Leaf mi ha appena scritto, e per appena intendo in questo momento, mi ha scritto il buon Kenobit. Dicendomi che è fallito chi produceva il 3DS per fare l'uscita video. Non ci sono opzioni, dice. A meno che non morire su eBay a prezzi folli. L'alternativa è hackerare il 3DS e fare in modo che streammi sul PC. Quindi noi vedremo un'immagine streamata del 3DS. Ma ho letto: uno, che il frame rate è ballerino; due, che l'immagine non è granché; e tre, che è molto instabile. Quindi, allora, l'emulatore sul PC, a parte il fatto che è illegale e non bisogna farlo, primo. Secondo, non riuscirei a giocare con voi. Ci siamo? Questo qui l'abbiamo già scoperto. No. No, invece sì. Perché mi diceva di no? È scemo, scusami. Questo no. Questo è sì. Il gioco non ci sta dentro, Quello che serve, niente, quello che mi serve è streamare il 3DS, fine. Qui c'è un tesoro, così? A cazzo? Vabbè, ma non voglio fermarmi. Sì, poi è vero, anche l'emulatore del 3DS fa anche un po' cagare. Ho detto tante volte la stessa parola, scusate. C'ho lo schermo zozzo. Eccolo. Bestia, com'è in là? Però effettivamente per esplorare bene a noi servirebbe la vela. Andiamo a recuperare la vela prima. Guarda, questo è un traguardo. Bellissimo. Guarda lì. 9-11. No, 9-1-L. Michele, è sicuro al 100% che è illegale, sia possedendo che gioco che console. Cerca bene. Per i giochi Nintendo è illegale utilizzare la ROM. Illegale. Però allora, intanto non vorrei riaprire il discorso, però non scrivete cose in chat pensando di avere la certezza assoluta, che poi dopo sono minchiate.
No, non si può. Basta. La ROM è il gioco scaricato fuori dalla cartuccia e utilizzato. L'eseguibile, se vogliamo. Zecchiere 911, Torri Gemelle. Con Zeter puoi effettuare un balzo, sì. Il balzo non serve a nulla. Vedi quanto è brutta l'ignoranza. Mentre sei in volo, controllando con cura il timone, puoi effettuare una virata in volo. E chi se ne frega? Scusa. L'utilità qual è? Ma ci provo. Beh. Non ho capito. Sono passato. Vabbè, comunque. Che poi, ripeto, ci sta che uno non sappia cosa è legale e cosa è illegale per quanto riguarda queste cose qui. Per carità, non... ci sta, mica siete nati imparati. Però mi sembra un po' sbagliato dare per, cioè, dare per certa un'informazione così, che poi risulta non essere giusta. No, io devo andare. Dove devo andare? Lì in alto devo andare. Buongiorno. Grazie a Jack per i 9 mesi. Anche perché non è che sono stronzo. Se si potesse fare l'avrei fatto senza tutti sti sbagli. Merda, no, che palle, ho sbagliato. Mi scusi signorina, ho sbagliato. Ah. Grazie a Marti per i 16 mesi. Allora vado qua. Ma che due balle, guarda. Io devo andare lì in alto a sinistra per prendermi la vela fica. No, è qua che volevo venire. Ma ho sbagliato tutte le isole? Isola Taura. E questa qua? Ah, questa è la fortezza dei demoni, va in culo. Vabbè, a posto. Meglio così. Infatti mi pareva, ho detto, che strano, non posso andare all'isola. Ma invece no, potevo. Sono solo stupido. Merda, aspetta, dobbiamo andare da Elvis. Mi sono scordato di Elvis Presley. Ti assicuro che se vai alle Selunghe e prendi roba senza pagare è legale al 100%, fidati. Provo a suonargli qualcosa? Non posso. Non posso fare niente. No. Ah. Tum tum pa, tum tum pa. Sinistra, destra, su. Giù. No, è destra, sinistra, giù, scusa. Che sei una sega, faccio io. Madonna, dai, fottiamo un ecosistema. Salve. Permesso, grazie. Aspetta, forse... Ah no, non ho ricevuto più poste. Come l'ho detto? Ale, buongiorno gattone. Ha scritto solo gatto, niente, non c'è confidenza. Volevo dirle che non so il motivo, ma quando... Per quanto riguarda il Guardiani della Galassia, quando vedo Chris Pratt mi viene in mente lei. Fa piacere.
Grazie. E grazie anche a Chiara in botta per i 9 mesi. Qui c'è una storia triste. Vi ricordate l'uomo super ricco qui che viveva qua? Non c'è più, è di sopra. I vasi. Comunque adesso è caduto in disgrazia e non c'ha più una lira perché ha pagato i pirati per avere indietro sua figlia. Ah, non posso? Vabbè. Eccoci qui. Ciao, poverina. Dimmi. Do fastidio. Mi scanso, scusami. Non si trattano così i clienti. Ah però, che signora. Sono costernato, voglio perdonare la mia maleducazione. Si accomodi pure la bancarella dell'isola Taura. Non so. Ah, lui vende i fiori. Dov'era l'asta? Vi ricordate? Sì. La prima vendita stagionale della bancarella, anche l'unica vendita, appunto. Perciò possiedere qualche raro pezzo. I clienti possono tornare da me. È un'esclusiva. Un socio giovane, dinamico. Sono io. Sì? Dottore, se tutti fossero come lei, il mondo sarebbe un luogo migliore. Compro a me c'è l'emporio che mi imbroglia. E li rivendo al prezzo di costo. Certo. Sì. Un contratto di compravendita. Lei dovrebbe solo barattare gli oggetti che possiede con quelli del venditore. Fra noi commercianti questa amichevole attività di baratto è chiamata patto del mercante. Una volta stabilito il patto del mercante, lei baratta i suoi oggetti col venditore e lui si impegna a spedire la merce a me. E io cosa ci guadagno? Ah! Sì. Offre questo articolo al venditore errante in cambio del suo prodotto. Ok. No. Ok. Stavo dicendo per la vela. L'asta si fa di notte nella casa del riccone. Sopra o sotto? Ah no, è vero, hai ragione. Hai ragione, era qua, era qua. Mi ricordo, aspetta. Noi adesso ci abbiamo il... No, aspetta. Noi adesso possiamo trasformare la notte in giorno quando ci vuole. Per fottere tutti. Tiè, buonanotte. Eccoci qua. Un duello all'ultimo sangue, va bene. Certo. No. Sì. All'astro l'obiettivo è piazzare una buona offerta, soprattutto farsi ascoltare. Ok. Va bene. Ok, sì. Guarda che c'è Super Mario, sua nonna, uno col cappello, io, un pirata, una signora tonda e un pelato. Quasi del tutto. Ma lui è così senza cappuccio, perfetto. Più Vasco, anche... è Pucca. Anche se non sempre si riesce a seguirla e scrivere la tesi in sua compagnia, è storia ben migliore del freddo silenzio autunnale. Che bello. Come sempre, grazie per tutto quello che fai. Grazie a lei.
Un'emozione che gonfierà le mie tasche, certo. Dai, Tom Nook dei poveri. Subito! È mia! No, non ho fatto. Centotrentotto. La Madonna, sono il ricco dell'isola. Ok. Sono morti? Ok. No! Porca puttana. Figa! Prima come faceva a possedere tutte ste rupie, poi si sono ripresi, eh? Perché io posso continuare a rilanciare mentre loro sono rincoglioniti. Non avevo capito. Secondi. Ma è difficilissimo poi. Cioè devo continuare a rilanciarmi da solo. No! Signora! Ok. Tiè! È la cosa più difficile che abbia mai fatto nel gioco. 5 secondi! No, 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 che sei scemo? Ma no! Grazie, grazie. Mio Dio. Buonanotte, buonanotte. Che cazzo. Non credevo che un'asta fosse così estenuante. Dillo a me. Puttana. Aspetta. Va bene. So chi è lei. Lei è la figlia del coso. Lei è la figlia del riccone. Dove è andata? Ho sbagliato? Ho persa? Non so se ho sbagliato qualcosa.
Non avevo più. Sì, anche secondo me ho sbagliato perché mi ha visto che la volevo seguire. Però non è respawnata all'inizio. Vedi? Non c'è più. Forse va rifatto un altro giorno, probabilmente. Vabbè. Andiamo avanti, intanto. Allora, dobbiamo scoprire qui questo e tutti questi. Oggi direi di dedicarci a completare la mappa. La vela sarà automatica, spero. Ok, bisogna premere, ma ok, fa così. Ottimo. Ottimo. E andiamo a... di qua. Perché deve tornare alla vela normale? Questa è la vela dei pro gamer. La pro vela. La pro veiler. Ok. Pesce? Sarà qua. Eccolo. E qui c'è anche la fatina. Sarà la fatina dei soldi? Speriamo. Vediamo un po'. Dopo questo non faremo un altro Zelda. Bisogna aspettare... cioè... alterneremo Zelda a qualcos'altro. Grazie Grivit, detesto dimenticarmi di rinnovare per tempo. Vabbè, spero valga il meglio tardi che mai. Grazie mille. È un buco del sedere quella cosa lì. Di sera a tavola viene effettuata l'asta. Guarda. Nobili aristocratici, certo. È quello che abbiamo fatto. Beh, carino che te lo dicesse anche un pesce. Devo andare a nord. Ok. Quindi scendo, vado e torno. Più gagliardo di prima. Questo. Ah, l'alberello. Gli devo portare l'acqua. Me la ricordo questa quest. Sì. I nostri semi danno vita agli alberi di solito. Invece questo sembra secco. Gli alberi piantati con i semi di quest'anno dovrebbero crescere rigogliosi. Invece si seccano. Se gli alberi si seccano, anche sulla arborescenza d'eco non potrà sopravvivere. Devo portargli l'acqua dell'arcipelago dei boschi. Sarà una gran rottura di coglioni. Ho capito cosa devo fare. Devo prendere la bottiglietta d'acqua, riempirla ogni volta e andare su ogni isola. Immagina questa che ti prende a ceffoni. Domino tutte le forze, tesoro mio. Aiutami. Sasuke! No. Bestia, che vento di petali. Ma perché? Ma io non voglio portarmi dietro 99 bombe. Che me ne frega? Dammi più frecce, dammi più soldi. Non le bombe. Sono troppe, non le userò mai. Ma chi le usa 99 bombe?
Vaffanculo. Dov'è Drakkar del cazzo? 99 bombe saltavano sul letto. No, sto andando a sud. Rallenta anche un pochino quando non va. Adesso dovrebbe essere giusti, no? Sì. 99 bombe. Mi sa che è quella l'isola dove dobbiamo andare per prendere il prossimo pesce. 99 issue of balloons. No, sto abbandonando. Il mio naso si tappa. Non è quella. Sto abbandonando il seminato qui. Di qua. Di qua forse allora. Eccolo lì. Cosa c'è lì? Che? Il mio naso. Ma che zampetta, che bello, l'isola Orma. Allora, giovane, conosci le gelatine ciucciù? Sì, sono disgustose al tocco, lo sai, fanno plaf plaf, ciaf ciaf, ciuf ciuf. Già. Sai che il farmacista di tavola visita spesso quell'isola per fare rifornimento di gelatine? Ok. È un po' un chi se ne frega. Ma c'è qualcosa di bello, magari? Oltre al ciuf ciuf ciaf ciaf, fammi vedere. Aia. Sei una mia sub quest'isola. Che figata, che cos'è? First try? È incredibile. Metti via la spada adesso, scemo. Ah, immagino ci sia un dungeon di ciuf ciuf. Pash pash. Adesso i soldi li devo raccogliere. Le bombe no, le bombe no. Le bombe non mi servono. Che palle queste qui in alto. Che testicoli. Ok, le bombe mi servono. Ciuf ciuf, paf paf. 99 bombe. Guarda te. Che mi dà il tesoro? Vabbè. È un chi se ne frega, insomma, questo luogo. Ciao. Meno che di qua. Anche di qua c'è una situazione. No, no, il mio naso oggi è veramente come tutti gli altri giorni, non cambia niente. No, ci sarà una mappa qui. Bello, 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 bello. Ok, ormai ne abbiamo un botto. Andiamo. Ma di là si esce, perfetto. Cazzo, però qui si fa un'acrobazia. Che, come mai si fa questo? Qual è l'utilità? Eh no, non possono andare su. Ah sì, invece, guarda. No, siemo. Aspetta. Vediamo quello già un po' più in alto allora. Questo qua. Guarda che bella l'animazione, che lui tira su la corda mentre si arrampica. Massimo esperto di arrampicate.
Dai. Perché non va su? Ok. Ok. Sì, ma se sono altri soldi. Vabbè. Cioè, per 20 rupie, ma chi se ne incula? Ok. Posso... Ma è Kermit? Ma che storia. Ti vedo un buco tra l'altro. No, no, andiamo avanti. Siamo esploratori oggi. Allora, devo andare ancora al nord. In realtà, quasi quasi andrei qui e poi fare tutto il giro. Bravo. Perfetto. Io Twilight Princess non l'ho mai giocato, purtroppo. Non l'ho mai giocato perché... È stato durante il cambio tra GameCube e Wii che ho fatto, però ho giocato molti altri giochi su Wii e poi dopo ho preso praticamente subito la 360, quindi mi sono perso un po' di giochi Nintendo per Wii. Giochi belli, ovviamente. Ok, aspetta che devo mettere... Quindi mi piacerebbe molto giocarmelo, ovviamente. Più adulto di... Ma lo dicono tutti che è molto più adulto Twilight Princess rispetto ad altri Zelda. Dimmi. Narrami. Stai attento durante le notti di luna crescente. Di più non posso rivelarti. Ok. Mi raccomando, guarda prima di attraversare tu. Ah, ok, questo qui è della battaglia navale, non ci frega un cazzo. Di qua. Anzi, un po' più in qui anche. Sono giusti? Sì. Forse un po' più tagliato, ecco qui. Minchia, come va via spedita la vela, eh? Guarda la differenza. Spero anch'io che su Switch arrivino tutti gli Zelda in 3D. Hanno fatto un lavoro della Madonna con... eccolo qua. Con quello per il Game Boy. Orca miseria, Link's Awakening. La puttana! Ho capito. Dai, no, Drakkar! Hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Pensate cosa possono fare con uno Zelda in 3D. Ma forse nell'aria, esattamente come nell'aria anche un Mario Sunshine, eh? L'augurio di buona estate uscito così con Mario in costume. Vediamo.
Link's Awakening è una cosa meravigliosa. No, la remastered senza controllo di movimento è una cosa necessaria, secondo me, Gabriel. Vi porto via la felicità e vado, arrivederci. Scusate. Mi guarda, Draca. Sì, sì, c'era la vela veloce, anche nella versione classica. Almeno io me la ricordo. O forse sono stronzo io. Ah no, è solo nella remastered? Perfetto, sono un coglione. Sapete perché? Perché io mi ricordavo che tenevo la vela nel tasto Z. Nel tasto Z, quello viola. E quindi quel viola lì mi ricordava sempre qualcosa di particolare che in questo non c'è. E invece niente, era semplicemente il colore viola del tastino in alto a destra. Grazie a Pony per la sub. Alcune frecce che congelano il bersaglio, sì. Il cinghiale delle fortezze dei demoni. E poi basta un colpetto e il gioco è fatto. Ok, grazie. Ricordo male allora. Molto male. Perdonatemi, ho detto una stronzata. Lo ammetto. Drev, anch'io mi ricordavo. L'ho finito tutto su Wii U all'epoca. Quindi sono passati giusto. Ah, vedi che anche qui ci dobbiamo tornare. Ci torneremo allora. Pony o Matt, meglio? Pony non ti piace? Dimmi tu, come preferisci. Bella zio? Qui c'è un'altra fata, cioè aumenterà le bombe? Se riproponessero l'intera saga di Zelda con lo stile di Link's Awakening rimasterizzato, sarebbe perfetto, sì. Ma con lo stesso stile forse no, forse un po' troppo bambinesco. Ci sta per Link's Awakening perché quel sogno, quella cosa lì... Potrebbero usare anche un altro stile. Sempre cartunesco così. Un po' meno pupazzoso, magari. Però Majora e Ocarina, purtroppo, e ripeto purtroppo, sono uscite su 3DS. Quindi difficilmente... Ma scusa, qui io ci sono già stato? Perché non è chiusa? Ah, semplicemente forse perché non ci sono ancora arrivato? Organizzando il suo stile, sì, è vero. Ciao! Anch'io vorrei avere quattro braccia. No? Sì! Il Goro sul tubo. Adesso abbiamo perso milioni di rupie in giro perché non le potevamo raccogliere. Guarda, c'è posto per moi. Buonasera. Dai. Che schifo. La grande occasione vi aspetta. Se vuoi rinunciare a un fanone, butta pure questa monatina. Ampolle, frammenti di cuore, mappe del tesoro. Ampolle ci servono. Anche frammenti di cuore. Dove? All'isola della Rocca. All'isola della Rocca. E una rupia, grazie. All'isola della Rocca. Non l'abbiamo ancora vista l'isola della Rocca, o sì? Mi sa che è tra quelle misteriose.
Andiamo avanti. L'isola della Rocca. Maresciallo, l'isola della Rocca. Ero diretto di qua, mi pare. Non vedo più il pesce. Dai, figa, mi sono fermato qui perché il pesce era oltre. Dove è andato? Pesce? Pesce? Eccolo là. Allora, ammazzo questo e vado dal pesce, allora. Boh. Ciao. Una rupia? Vabbè, la posso anche tenere. Anche quelli per DS, assolutamente. Vai. Cazzo, ridendo e scherzando, solo 20 minuti gli mancano. Un'altra chiappette! Dimmi tutto. Le profondità marine si vocifera che il gestore della bancaria dell'isola Taura possegga un tesoro favoloso, che pare sia una corazza magica, me la ricordo, sì. Sì, bisogna fare in modo che qualcuno ce la rubi. Credo la signorina. Terribile la corazza magica, tra l'altro. Uno scudo incredibile. E qua. Cim cim, 13 mesi. Volevo seguire la live normalmente, invece tocca guardarla in pasta. No, che dispiacere. Grazie mille. Grazie mille. Eccolo lì il pescione, però non abbiamo il cibo. 12 ne abbiamo ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, ci stiamo dentro tranquillamente. Me la ricordo, questa è l'isola del vento. Cioè che butta fuori tanto vento. Pare che si debba raccogliere un oggetto pesante e camminare contro vento. Vediamo cosa ci dice. Lo so, giovine, lo so. Vorresti entrare nella grotta difesa dal vento. Ebbene, ti fornirò una dritta. 5 a sud, 1 ad est, c'è Inland Sis, dove troverai un tesoro che ti renderà pesante come un masso. Ah, no! 5 a sud, 1 a est, sì. Grazie. Ci serve un'altra cosa per venire qui. Non è quello che pensavo. 1, 2, 3, 4, 5 e 1 a est. Inland Sis, eccola qua. Cosa sappiamo di questo posto? Scusami. No, è qui dove abbiamo preso le frecce. Dove abbiamo preso i bracciali, non è lì? Eh no, perché mi congeli. Quello dove sono andato io era quello del fuoco. Sì, sono gli stivali, probabilmente. Avventure di Frankie, ti credo, però io non ho letto assolutamente niente della conversazione. Mi sono girato adesso per leggere un po' la chat e vedo voi due che state parlando solamente dei fatti vostri. Mi dispiace, però io sono completamente fuori dal discorso. Non è cattiveria, è che veramente non potendo leggere la chat in ogni secondo, perché sto anche giocando, se mi giro e vedo un discorso che è già in corso, ovviamente non posso intromettermi. Porca puttana. No, aspetta, sì, questo qui è quello che abbiamo. No, cazzo. Vedi? Sono distratto e ho perso il pesce che è lì. Che cazzo di isola è? Un'isola a mezzaluna, eh.
No, fermo. Erboli. Ok, dov'è? Amico mio? Eccolo qua. Gioco di quelli vecchi che preferirei verso Switch. Phantom Hourglass, l'ho detto un sacco di volte. Spirit Tracks è abbastanza bypassabile. Non ho più continuato con Vayne. Non so se continuarlo. Oggi esce un video molto particolare. Navigare incurante del pericolo? La pelle è tua. Ok. Ci mancano un botto di oggetti ancora. Gli stivali, le... come si chiamano? Il rampinazzo. Sì, per tutto ci sto giocando adesso. E su Wii U ho visto che ci sono veramente un sacco di titoli Nintendo recuperabili. Dov'è il pesce? Eccolo lì. Dritto come un fuso. No, 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 no. No, secondo me il weekly con l'iPhone è terribile, Pog. Mi fa veramente caccare, sai? Ma anche a livello di qualità, proprio. Sia audio che video. Cioè, audio in realtà, niente da dire, ma è identico alla mia telecamera. Montandola, mi sono reso conto di quello. Qualitativamente c'era una grana terribile. Sì... Va bene. Che grande info, grazie. Se questa è l'isola Rocca Siffredi, quella lì del volantino. No, non era terribile il weekly, però cazzo, rispetto all'altra la differenza c'era. Una cacca. La Rocca Siffredi, scusami di picciù. La triporta d'oro. Ah. Come farà a salire sulla parete? Arrampicarti sembra impossibile. Ok. Anche qui servirà il ciucciacazzi. A lei. Che isola è? Bella vista, niente, come non detto. Sì, sì, hanno aggiustato la vecchia versione qui di Zelda per Wii U, per GameCube. Hanno aggiustato molte criticità, niente da dire. Ovvio, è vecchia anche questa versione qui ormai. Che temporalis. Cosa mi aspetto da Breath of the Wild 2? Che torni un po' ai vecchi fasti di Zelda. Che torni ai dungeon. Che torni ad utilizzare una sola spada e poter utilizzare anche quella dei nemici. Ma che non ci sia tutto questo survivalismo. Sì. Va bene. Tutto qui, grazie.
sono giusto. Mancano 10 minuti, non so se riuscirò a finire questo. Fine tutto il mare, ci proviamo, dai. Andiamo dritti. Eccolo là. Una mappa più piccola rispetto a Breath of the Wild. Se questo significherebbe avere più dungeon, nessun sacrario di merda, ma solo tanti dungeon, sì, lo accetterei, avere una mappa più piccola. E un'altra cosa che vorrei tanto avere è della trama. Non la trama che raccogli tramite le fotine che trovi in giro, la trama dei foglietti. No, una trama ben seguita, come questo, come tutti gli altri Zelda in realtà. Non era una buona idea navigare in questa zona nelle notte in cui la luna perde la metà a sinistra. Sì, sì, ok. Perché c'è la merda di nave pirata fantasma del cazzo. Tu speri di no, Nick. Io spero di sì. Perché così diventerebbe uno Zelda e uno Zelda spettacolare. Unendo Breath of the Wild agli elementi che gli mancano di uno Zelda classico, diventa il gioco perfetto. E non giocheremo mai più a nient'altro. Ve lo dico io. Uno Zelda story driven, sì, però con la libertà di andare dove ti pare. A componente multiplayer? Assolutamente no, non mi interessa. Sì, molto probabilmente mi sbaglio e sarà esattamente un copia e incolla del primo. No, spero di no, ma vediamo. Perché manca... In quel Breath of the Wild manca tantissimo Zelda, esattamente come in Odyssey manca tantissimo Assassin's Creed. Dei vecchi, ovviamente. Non che sia un brutto gioco, anzi. Un bucio di culo. Piuma dorata. La maggior parte di Zelda, soprattutto tra le falchette. Se vuoi fare il colpo, le piume dorate. Vabbè. Qua però mi devo fermare perché qui... Che è successo? Perché si è fermato da solo? Perché si stava schiattando? Può darsi. Che bomba! Mezzo cuore, eh. Sono fortissimo. Allora, dammi qua. No, deficiente. No, ma a livello di trama Odyssey è molto interessante per Assassin's Creed. Ma esattamente come Origin. A livello di trama hanno un sacco di roba fighissima che c'entra con il mondo di Assassin's Creed. Io parlavo proprio di gioco in generale. Oh, e finalmente. Grazie. Triforce Legend. Zelda qui pompon. Beh, Forsworld non era male, Gabriel. Quel cazzo è finito? Perché di qua? L'avevo parcheggiato qua? Non mi pare. Quanto manca? 6 minuti. Come siamo messi? Ci mancano 3 zone. Ma sì, si fa, si fa. E domani andiamo a recuperare gli stivalotti. La trama di Breath of the Wild non è così volatile. Viene spiegata abbastanza bene.
è troppo, passa troppo da una trama all'altra. Cioè ti viene detta la trama quando fai i quattro colossi, però se passano 8 ore da uno all'altro è molto dispersivo. E poi semplicemente ti dà una trama di contorno. Secondo me non ti dà lo stesso effetto, la stessa voglia di portare a termine la missione che ti danno gli Zelda vecchi. Non ti senti veramente l'eroe, no? Non ti senti parte di questa storia. Tu vai lì e ci sono questi flashback che, vabbè, ok. Qui c'è la triporta? Qui c'è una mappa, ok, perfetto, grazie. Devo chiedere ai gabbiani, ok. Ho sbagliato. Non volevo. Merda, ho anche buttato via del cibo. Volevo tirare fuori la cosa. Sì, vabbè, lo so. E le armi sono il problema più grosso, assolutamente. No, non sono sveglio. No, grazie. Prossimo. Sfacciato, a lei. Che stronzo. Allora, devo andare più a sud, che è di qua. Sì, però io volevo... Dai, che me ne sono rimasti 3. La trama è solo lore. Esatto. Graficamente più pompato. Non so. Non era brutto, Non era brutto. Breath of the Wild è un bellissimo gioco. La Switch c'ha l'hardware che c'ha. Se fanno uscire la Switch Pro, ok. Però non mi aspetterei tutta questa grande roba. 60 frame, capito? Sì, ma che pretese avete anche voi? La galleria Minitendo. Interruttore che è l'arcipelago dei boschi. Ok. Credo di sapere anche come. A lei. Vado ad andare a sud. Ok, l'ultimo. E abbiamo conquistato tutto il mare. Ragazzi, 60 frame con quella grafica lì sulla Switch, ma che cazzo pretendete, veramente? Secondo me è esagerato un po'. Dovete un attimino scendere a patti con quello che è l'hardware che viene utilizzato. Di là. Sì, ma se esce una versione Pro, comunque, solo su quella versione lì, sarà bellissimo il gioco. Dovete comprare una console nuova. Non so quanti siano disposti a fare una roba del genere. Poi, per carità, io sicuramente lo faccio, ma fa parte anche del mio lavoro. Non so l'utente medio. Manca l'ultimo pesce, mi ammazzo. Dov'è? Eccolo lì, l'ho visto. Al 59esimo, ce l'abbiamo fatta. Ah.
L'ho vista una nave fantasma. Eh sì, luna crescente. Benissimo ragazzuoli, io vi ringrazio come sempre per donazioni sub e sub, spero vi siate divertiti in questa meravigliosa live di Zelda Wind Wakers, bellissimo titolo, non lo escludo ma mi sa che in settimana lo si finisce. Comunque, grazie anche a Ragmio per la sub e a Katie per i 12 mesi, vi raido i termosifoni. E scrivetegli tutti, abbiamo conquistato tutti i mari e noi ci vediamo stasera con Grinelle, stavolta vedrete che a stasera belli, ciao.